Segui la 7 anche su Instagram, la 7 ovunque con te. Lucio le è cominciata la fase 2 dei russi a est dell'Ucraina, in particolare a eh, Mariupol dove la battaglia è in furia, gli ucraini non vogliono arrendersi e parlano di mille eh, civili eh, che sono intrappolati, che sarebbero intrappolati nelle acciaierie di Azovstal. Come finirà Mariupol? E... Perché è così decisiva questa partita della città portuale? Sì, tu hai detto giustamente fase 2. C'è stata, ricordiamo, una fase 1 che per i russi è andata notevolmente male, perché loro prevedevano di essere a Kiev in poco tempo, si erano anche portati le divise per fare la parata militare della vittoria a Kiev e gli è andata decisamente male. La fase 2 significa prendere Mariupol, conquistare tutto il Donbass che riescono e, come mostra anche la carta, eventualmente da lì poi ripartire. La fase 3, che potrebbe essere arrivare a Odessa e ancora di più chiudere completamente l'Ucraina al mare, credo che questa guerra procederà per fasi e per cessate il fuoco. Dopo questa fase 2, potrebbe esserci un cessate il fuoco, ma un cessate il fuoco che non cambierà la sostanza del problema. Prepariamoci a una guerra molto lunga, con varie fasi, anche con intervalli magari di mesi, ma con un andamento che decisamente non sarà rapido, anzi. Ricordiamo che sostanzialmente questa è una prosecuzione della guerra civile russa che è cominciata nel 1917 e che attraverso varie pause si riproduce tragicamente. Perché dici questo? Ma perché la prima Ucraina nacque proprio dalla rivoluzione d'ottobre, dalla nascita di una Repubblica indipendente ucraina che all'epoca era un protettorato tedesco. Poi eh, una Ucraina intesa come... Stato come Repubblica entrò nell'Unione Sovietica e da quel momento ci furono varie fasi, tra cui la Seconda Guerra Mondiale, ma ricordiamo anche che gli ucraini resistettero per dieci anni contro Stalin tra il 1945 e il 1955, quindi insomma gente temprata. Eh, quindi Mariupol è importante perché è la chiave per, per i russi per vincere le, la seconda fase e questa vittoria tattica penso che la otterranno. Ma dopo ci sarà ancora parecchio da combattere. E ricordiamo che è iniziata anche forse una fase 2 eh, dei leader occidentali. Eh, dopo eh, ci ritorniamo, che oggi in videoconferenza hanno eh, deciso più armi, sia offensive che difensive, e più eh, sanzioni. Marco eh, tra...